My name is Aiboce David. Il mio nome è David Aiboce e sono a Vicenza da un anno e sette mesi. Vivo all'Hotel Adele. Sono gli immigrati ospitati nell'Hotel Adele. Quell'hotel è il centro di varie vicende, è diventato centro di accoglienza per i migranti arrivati coi barconi. Una situazione da sempre esplosiva, vuoi per il numero di presenze, vuoi per la vicinanza al centro storico. Questa mattina una quarantina di loro ha inscenato una manifestazione davanti alla prefettura di Vicenza. La scintilla che avrebbe scatenato malessere e rabbia, un foglio della prefettura che revoca per sé di loro le misure di accoglienza. Non abbiamo un lavoro, non andiamo a scuola. Noi mangiamo e dormiamo, così non va bene. Noi vogliamo lavorare, vogliamo andare a scuola, noi vogliamo integrarci, vivere con gli altri, con la gente di qui. Arrivano a Vicenza, al centro di accoglienza, credono di doverci rimanere per poco tempo ed invece la loro permanenza si allunga di giorno in giorno, di mese in mese, fino ad arrivare ad anni. C'è chi all'Hotel Adele ci sta anche 3 anni senza fare nulla, solo appunto mangiare, dormire, dormire e mangiare sempre solo pasta. Loro vogliono andare a scuola, ci dicono lavorare, qualcuno ha anche il curriculum pronto e ce lo sbandiera, ma serve la residenza, serve il codice fiscale e nessuno ce l'ha, non sanno a chi chiedere e come chiedere. Alla fine lasciano la prefettura, attraversano rumorosamente la via dello Struscio, Corso Palladio, sotto gli occhi attoniti dei passanti.